Qui in Abruzzo è una regione, io sono umbro, ma è una regione che ci porta fortuna, oltre ai raduni che abbiamo sempre fatto in questa stupenda costa dell'Abruzzo, e poi gli appuntamenti importanti li facciamo su a Rovere, dove lì c'è un posto bellissimo, strade bellissime, e poi speriamo che sto virus ci salva per poter arrivare a un obiettivo, come dicevi tu, importante come le Paralimpiadi. Possiamo dire che Francavilla e l'Abruzzo sono diventate la casa della nazionale italiana, ormai qui per la sesta volta in ritiro, vi sentite davvero a casa qui in Abruzzo? Io lo dico sempre, Civici Addesi che fa tutto, Francavilla è stupenda, ma soprattutto che tu vai in bicicletta, non c'è una persona che suona il clacson come in altre regioni, ma l'Abruzzo ha una cultura ciclistica che fa paura, insomma, la mentalità, la gente che va in bicicletta sono tantissime. Quali sono, Valentini, le avversarie dell'Italia? Beh, ormai le cinque nazioni forti siamo noi, l'America, il Canada, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e la Germania. Queste sono, diciamo, le nazioni più forti, e poi c'è la Cina. Su strada non è tanto forte, ma su pista è molto forte. Ma io, quando ho la possibilità, che ci sono alla telecamera, io faccio un appello a tutti coloro che vanno in bicicletta di stare in fila indiana, di dare il cambio sulla destra, di mettere i lampeggianti davanti e dietro, perché non perché l'assicurazione non paga poi, perché bisogna avere rispetto anche degli automobilisti, perché gli automobilisti sono cattivi, diventano cattivi quando vedono c'è gente che va a lavorare. Allora, di non discutere, di stare sempre attenti, perché noi abbiamo vinto, almeno io, 99 medaglie d'oro nella vita come campione del mondo e olimpiadi, però la morte di un ragazzo, anche di un signore, di un padre di famiglia, non compensa tutti questi incidenti. Ecco perciò la prevenzione di farla, state attenti, perché tutti voi siete degli automobilisti, la democrazia è fondata sul rispetto degli altri, cerchiamo di essere bravi a fare questo. Grazie.